Io dico che se avessimo usato sull'emergenza del Ponte Morandi gli strumenti che sono stati utilizzati adesso, il ponte sarebbe ancora da costruire. Purtroppo i ristoratori oggi si trovano che non hanno liquidità, ma non solo quello. Federalberghi denuncia almeno 73% del loro fatturato previsto per quest'anno. C'è la malavita che si sta comprando, cercando di comprare gli alberghi in Riviera. Sì. Le denunce dalle parti delle prefetture sono arrivate anche a Roma e invece di dare liquidità si è andata a cercare di fare dei processi talmente complicati, così come la cassa integrazione in deroga, che ci vorranno settimane se non mesi per riuscire a erogare a tutti. E così i prestiti, in più i prestiti, anche questi sono con condizioni, perché comunque c'è un'analisi di merito nel concedere il finanziamento, così i deboli saranno acquistati dalla malavita, che invece va lì col cash e gli dà i soldi. Invece se aboliamo il codice degli appalti la malavita non arriva. Le fasce più deboli dell'economia italiana e quelle che in questo momento sono deboli non perché non sanno fare gli imprenditori del turismo, ma perché la legge li costringe a tenere chiusi e quindi sono deboli perché non possono incassare. Certo. Allora secondo me su questo bisognava, e io invito il governo, la maggioranza a fare come abbiamo fatto noi quando eravamo al governo sul decreto Genova, che abbiamo consultato tutti in Parlamento, abbiamo accettato le modifiche da parte di tutti, che bisogna lavorare tutti insieme, ma veramente, non come sul Cura Italia, dove alla fine non avete accettato di fatto nulla da parte dell'opposizione, avete fatto fare oggi e ieri la fiducia, oggi andremo a votare un decreto che è stato blindato, dove ci si è dimenticati dei medici, delle RSA, ci si è dimenticati della liquidità alle imprese. I buoni in spesa sono stati che in alcuni comuni vengono erogati, in altri comuni c'è una sorta di mercato nero del buono spesa. Allora, ma non si poteva andare 500 euro sui conti delle famiglie e non dare i buoni spesa posso e non fare mettere i comuni in difficoltà? Tre passaggi finali rapidissimi.